Perché ho scelto il trading automatico? Perché riesco a perdere. Riesco a perdere bene grazie all'uso del backtest, della statistica e di un controllo del rischio certosino. Prima di iniziare vorrei chiarire che cosa intendo io per trading automatico. Cioè un insieme di regole di compravendita stabilite a priori, backtestate quindi nel passato e inviate tramite un codice di programmazione a un software che le esegue. Piccola parentesi, ho scoperto poco tempo fa che il mondo del trading automatico si divide in tante sfaccettature che non avevo capito. Il trading algoritmico, il trading sistematico, il trading quantitativo. Non ho ben capito la differenza, quindi ne parleremo più avanti, magari in un prossimo video in cui spiego come approccio i mercati, così mi aiutate a capire in che categorie faccio parte. Cosa vuol dire riuscire a perdere? Non è una frase d'effetto fine a se stessa. Mi spiego. Spero sia chiaro che nel trading è impossibile vincere sempre. Io riguardo al trading davvero ho poche certezze, ma questa è l'unica grande certezza che ho. Il Sacro Graal non esiste, l'ho imparato, è una nozione che ho fatto mia. Vi linko in descrizione un articolo interessantissimo di Enrico Stucchi. Ma c'è anche questo libro abbastanza famoso che ne parla e personalmente ve lo consiglio. L'obiettivo a cui punto io facendo trading non è la vincita, che non si sa se arriverà, come arriverà, quando arriverà. È la gestione della perdita, perché sappiamo già sicuramente che ci sarà una perdita. È inutile illudersi a riguardo. Quindi in soldoni come gestisco le perdite? Il trading automatico, come ho detto prima, mi dà tre strumenti: il backtest, la statistica e una gestione del rischio certosina. Perché il backtest mi è d'aiuto? Perché mi aiuta a stabilire che performance posso aspettarmi da un determinato trading system nel futuro. Grazie al performance report io ho dei numeri che mi indicano le performance di questo trading system nel passato, come l'average trade, il drawdown, la massima perdita, il numero di trade, il profit factor, la percentuale di profittabilità. Quindi posso valutare come si sta comportando questo trading system. Ad esempio, se un trading system negli ultimi 3-6 mesi mi sta dando un average trade di un decimo rispetto all'average trade di 10 anni, evidentemente quel trading system non è più in forma e quindi lo devo spegnere. La statistica, che comunque deriva direttamente dall'uso del backtest, mi aiuta invece a gestire psicologicamente meglio le fasi di drawdown, che come abbiamo detto prima ci saranno per forza. Ad esempio, da backtest di un sistema breakout capisco che ha una profittabilità del 35%, che è normale per un sistema breakout. Dato quello, se il mio sistema sta vivendo una serie negativa di trade, ad esempio 5 trade consecutivi in perdita, io vado a vedere nel backtest quante volte si è verificata questa situazione. Perché ad esempio per il sistema breakout 5 perdite consecutive sono nella norma, ma di qualsiasi sistema. Quindi è una perdita che io devo affrontare, devo andare avanti nonostante questa perdita. Non è un sistema che è morto, che si è spento, è una perdita naturale. Quindi psicologicamente mi metto il cuore in pace, mi aiuta quantomeno, non è facile ma mi aiuta. Terzo punto, il calcolo del rischio millimetrico. È una questione poco appariscente, poco discussa anche secondo me, ma la più importante. Col trading automatico posso gestire il mio rischio, mi spiego. Per gestire un rischio ho bisogno di identificare che tipo di rischio voglio e la soglia oltre il quale io non voglio andare perché non mi potrei permettere quella perdita. Come misura di rischio posso usare lo stop loss o worst case scenario. Data questa misura di rischio, io decido autonomamente una soglia di rischio. Esempio, il mio capitale è 20.000, il mio stop loss è 2.000 e ho una soglia di rischio del 3%. 2.000 su 20.000 però è il 10%. Quindi se io lo mettessi live quel sistema, alla prossima perdita io perderei il 10%, che non me lo posso permettere. Mi posso permettere solo il 3%, quindi quel sistema non lo uso. Non lo posso usare, non mi posso permettere di usarlo. Secondo me col trading automatico è estremamente più difficile, più macchinoso gestire il rischio in questa maniera precisa. Queste sono in pratica le motivazioni che mi spingono a usare il trading automatico.
Effettivamente, quando ho realizzato quali fossero, è un po' sorprendente capire che per battere i mercati bisogna perdere. Però è così, secondo me è così, secondo me è così, è così, è così, per forza. Order filled. Che è successo? Andiamo a vedere. No, è short di under long. Order filled. Mi si è disallineato un sistema sul platino che ho messo su da un giorno e mezzo e già mi sta dando problemi.